Come è stato possibile che un giovane artista nato a Milano sia finito nella Cina imperiale come pittore di corte? La storia di Giuseppe Castiglione è fatta di passione, convinzione e creatività e ha lasciato un impatto indelebile in Cina e nell'intera storia dell'arte. Castiglione è nato nel 1688. Ha dimostrato già dall'infanzia la sua abilità e il suo amore per la pittura. È entrato nell'ordine dei Gesuiti all'età di 19 anni ed è stato subito riconosciuto come pittore raffinato in Italia e in Portogallo. Tuttavia è stato scelto per l'attività missionaria in Cina ed è salpato nel 1714 da Lisbona. Dopo aver imparato cinese a Macao, ha scelto anche un nome cinese, Lang Shernin, ed è arrivato a Pechino nel 1715 durante il regno dell'imperatore Kangxi. È stato subito scelto come pittore alla corte Qing. Lang Shernin usava con grande abilità la prospettiva occidentale e le tecniche della pittura d'olio, combinandole con i metodi tradizionali e l'estetica cinese e sviluppando un proprio stile inconfondibile. Il suo uso del sottile contrasto tra luci ed ombre ha creato un caratteristico realismo tridimensionale, unito a dettagli raffinati e a colori vivaci. Ammirato da tre generazioni di imperatori della dinastia Qing, ha dipinto molti ritratti degli imperatori e dei loro familiari in pose personali o ambientazioni storiche. Era molto famoso per i suoi dipinti dei cavalli, dei quali il più famoso è quello dei 100 cavalli. Il primo libro che introduceva i concetti della prospettiva in Cina, Lezioni di visualità, è stato attribuito a Lang Shernin. Lui ha anche collaborato con altri gesuiti per disegnare i palazzi di stile occidentale nello Yuan Ming Yuan, l'antico palazzo d'estate. Lang Shernin ha seguito le orme di altri missionari gesuiti come Matteo Ricci e Adam Charles von Bell, che hanno portato in Cina il sapere di scienza, tecnologia e astronomia occidentali e hanno introdotto in Europa molti aspetti della cultura cinese. Il maggior contributo di Castiglione, tuttavia, è stato nell'arte. Insieme, questi primi pionieri nel dialogo tra Oriente e Occidente hanno facilitato la mutua comprensione nello scambio culturale. Dopo 51 anni in Cina, Lang Shernin è morto nel 1766 ed è stato sepolto con Ricci e Shao nel cimitero di Pechino.